Buongiorno, questa mattina siamo con il professor Andrea Paro Vidolin, responsabile del centro di fotodermatologia e cura della vitiligine dell'ospedale israelitico di Roma. Ben trovato, Andrea. Buongiorno, buongiorno Michela. Qual è il ruolo dello stress nei disturbi cutanei, visto che lo stress ultimamente non manca a nessun italiano, ecco? Beh, il ruolo dello stress nelle patologie dermatologiche è assolutamente molto importante, è da sempre studiato e anche facilmente identificabile. Da numerosi studi, facendo delle biopsie sulla cute dei pazienti, si è visto che c'è proprio la liberazione di alcune, diciamo, mediatori chimici dalle terminazioni nervose che vanno ad agire su alcune particolari cellule che sono le mast cellule e in questo caso liberano dei mediatori per l'infiammazione, quindi molte patologie sono assolutamente sia slatentizzate, quindi peggiorano con lo stress o addirittura facciamo nuove diagnosi proprio legate allo stress. La cute è assolutamente un organo spia fronti di numerose patologie, quindi bisogna assolutamente rivendicare il ruolo del dermatologo che ci può dare delle indicazioni anche per patologie più importanti di carattere internistico. Qual è stato l'impatto della pandemia sui tuoi pazienti e quante nuove diagnosi hai potuto effettuare da marzo, quindi dagli esordi ad oggi? Allora, la pandemia ha sicuramente creato uno stress psicologico per tutti noi, insomma, per tutti i pazienti, un evento veramente inaspettato e incredibile. Diciamo che intanto ci sono stati delle evidenze molto particolari nel campo dermatologico. Abbiamo iniziato a vedere anche con molti colleghi del Nord Italia, dove si è sviluppato in maniera, insomma, peggiore all'inizio, insomma, la pandemia, presenze di alcuni segni clinici molto particolari. Si vedevano nei pazienti delle eruzioni simili ai esantemi infantili, quindi delle macule tipo il morbillo oppure delle vescicole tipo la varicella, ma soprattutto delle manifestazioni a livello acrale, quindi a livello delle mani e dei piedi, tipo dei geloni, quindi delle macchie rigonfie rosse che si vedevano in queste zone del corpo. E associando queste evidenze cliniche magari all'aumento della temperatura corporea o a difficoltà respiratorie, si stimolava i pazienti a fare dei tamponi ed effettivamente poi risultavano positivi al SARS-CoV-19. Quindi questo intanto devo dire che è molto importante, quindi quando ci sono manifestazioni particolari, di rivolgersi comunque al dermatologo. L'altro aspetto, diciamo, del peggioramento o della comparsa di nuove patologie è molto importante. Ci sono patologie che risentono moltissimo dello stress, tra queste per esempio la psoriasi, che comunque è una patologia cronica recidivante, ma sotto stress assolutamente c'è un aumentato turnover cellulare, quindi le squame, croste tendono a peggiorare moltissimo. La vitiligine, che sono insomma queste macchie biancastre in alcune zone del corpo, anche queste risentono moltissimo dello stress e l'approccio terapeutico diventa difficile. Un'altra patologia importante è l'alopecia areata, quando noi vediamo queste mancanze di peli a livello della barba o a livello del cuoio capelluto, che poi possono confluire e diventare una vera e propria alopecia universale, anche queste, diciamo, sono patologie che tendono moltissimo a peggiorare con lo stress. E poi anche patologie come l'acne, come l'orticaria, quindi direi che riveste un ruolo, devo dire, veramente molto importante. E a proposito appunto di queste malattie che ci hai appena menzionato, quali sono i sintomi da non sottovalutare e poi i trattamenti che in genere, sono i più indicati, utilizzati? Allora, direi che la cosa importante è osservare la propria cute. Sembra una cosa molto banale, ma diciamo la cute è un organo dinamico, un organo che ci difende dall'esterno, dalle infezioni, insomma da tante situazioni. Quindi direi che su patologie che già il paziente insomma, patologie già esistenti, un peggioramento molto rapido della patologia, assolutamente in quel caso è da consultare lo specialista, perché si possono mettere in atto delle terapie
che tendono intanto a bloccare l'avanzata della patologia, quindi proprio cercare proprio di contrastare quello che noi diciamo l'esplosività un po' della patologia. Poi dopo si penserà a trattarle nella maniera adeguata, però è importante proprio colpirle nella, diciamo, all'esordio della patologia. Quindi questi sono, diciamo, il sintomo secondo me più importante che deve tenere presente il paziente. Per vincere quindi l'ansia e lo stress che incidono, abbiamo detto, su questo tipo di malattie, il dermatologo lavora in equipe con lo psicologo, ecco, che tipi di percorsi sono previsti presso il vostro ospedale? Questa è la parte, diciamo, veramente più importante. Diciamo, l'equipe tra la dermatologia e la psicologia è assolutamente fondamentale. Proprio per questo rapporto sappiamo che la nostra cute e il sistema nervoso, il cervello, derivano dall'ectoderma, quindi hanno comunque un'origine embrionale comune. È sicuramente quindi importante curare questi pazienti con strategie terapeutiche le più innovative, ma l'apporto dello psicologo è assolutamente molto 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 importante. Quindi noi lavoriamo in equipe con lo psicologo, che ha degli strumenti diversi, diciamo, da quelli del dermatologo, per cercare di aiutare il paziente, e vediamo assolutamente che il percorso di risposta terapeutica è assolutamente migliore e più veloce quando si cerca, insomma, di collaborare tra il dermatologo e lo psicologo.